Forse questo mondo putrido corrotto dall'epidemia non è poi così marcio quanto ci aspettavamo che fosse. Abbiamo trovato un accampamento vuoto. Era una vecchia prigione, probabilmente qualcosa del genere, però sarebbe perfetto per diventare il nostro campo base. Potremmo accogliere persone da ogni dove e regolare il mondo con le nostre leggi, più giuste di quelle del generale. Però prima c'è una questione in sospeso. Il generale, dobbiamo ucciderlo. È l'unica occasione che abbiamo per vendicare Giorgio. E non si tratta solo di questo. Se lo lasciamo andare libero, se lo lasciamo scappare, potrebbe causare altri danni. È un pazzo, è fuori di testa. Forse la carne degli infetti che ha mangiato gli ha fritto il cervello. Ma vuole uccidere tutti gli altri accampamenti. Pensa che questa sia la sua guerra. In realtà dovrebbe solo cercare di creare pace. Ma cosa volete che ne sappia? Lui fa più schifo degli infetti. Mi dispiace, Anna, ma te ne dovrei fare una ragione. Abbiamo deciso, ok? Abbiamo deciso, basta. Non ne possiamo parlare oltre. È una missione suicida per me, ma no, va bene. Non è una missione suicida, ce la faremo. Tenete le armi in mano, però, perché effettivamente ci sarà del rischio da correre, ma nessuno di noi si tirerà indietro, va bene? Mi raccomando, ragazzi. Siamo pronti. Andiamo. Ok, dobbiamo essere però tutti d'accordo, Anna. Anche tu, purtroppo, devi essere d'accordo. So non che posso sei... certo lasciarvi andare da soli. Bene. So che sei difficile da convincere, però secondo me prima dobbiamo di tutto... sicuramente rimanere uniti. Questo è ovvio, e prima di tutto lo dobbiamo a Giorgio. Secondo, secondo me il generale è una persona orribile per tutto il resto del mondo. Non che sia rimasto tanto di questo mondo ormai, perché sono tutti morti, però quei pochi che sono rimasti stanno cercando di riunirsi e ricostruire in piccole colonie. Lui è una malattia, peggio dell'epidemia, perché lui crea disagio all'interno delle comunità e le fa scontrare l'una con l'altra. E le distrugge. Avete visto? Cioè, nell'accampamento dove noi siamo passati l'ultima volta, lui ha cercato di far esplodere qualcosa. Cioè, è un pazzo! È un terrorista, è un pazzo! Dobbiamo fermarlo! Andiamo a ucciderlo! Andiamo, raga! Ok, tutti d'accordo, Anna? Prontissimo! Andiamo! Sì. Alex, andiamo. Mi raccomando, tu devi essere più deciso di così. Qua c'è la vita di tutti sul filo del rasoio, quindi mi raccomando, ti voglio sentire bello carico. Dobbiamo mettere fondo a tutta l'aggressività che abbiamo. Se ti senti pronto ad andare a sono sfondarlo. Prontissimo! Bene, andiamo! In nome di Giorgio lo sfonderemo! Bravo, gli distruggeremo tutto, lo sforacchiamo. Guarda raga, veramente, se facciamo una cosa buona è ammazzare il generale in questo momento. Adesso, attenti però, mi raccomando, non sappiamo dove sia, dobbiamo gestircela. Non lo so, non mi pare. Vedete nessuno? Io non vedo nessuno. Non mi pare che ci sia nessuno. Però muoviamoci con cautela, con estrema cautela, perché va bene andarci aggressivi. Lo sfondiamo. Oh, cos'è? Attento, attento. Riparatevi, non ne ho idea. Non ne ho idea. Ho preso un colpo, è lì in mezzo. Dietro la macchina. Io non lo vedo. Calmi, destra, raga. A destra. Porca miseria, io prendo. Vi giuro. Cercate di sparargli voi. Io ucciso, vi giuro, ucciso, non vedo. Ucciso. Ok. Raga, è un bel problema, secondo me. State buoni. È tutto aperto qui. È tutto aperto ed è un bel disastro. Sicuramente ce ne sono altri. No, non è detto. Magari. Se fosse guarda abbandonato. Meglio. No, ma sicuramente può essere un posto abbandonato. Cioè, alla fine non mi sembra che sia possibile. Oh, che guarda, qualcuno... guarda la finestra. È vero, ce n'è un altro. Non è abbandonato per niente. Non è abbandonato. Allora, cerchiamo di non farci vedere. Abbassatevi, camminate giù finché è possibile, ok? Cerchiamo un'entrata, magari passiamo da qui. Cerchiamo un'entrata per sto posto. Dalla finestra? Entriamo dalla finestra, spacchiamo il vetro e entriamo da qua. Ok, vai, venite. Uccidilo subito, attenzione. Tranquilla, tranquilla. Ok? È qui dentro, mi sembra. Vai. È qua a destra, sì. No, è nella porta oltre. Calmi, mi raccomando. Calmi. Non c'è più, dove cavolo è? Dov'è? Non lo so, era qui un attimo fa. Raga, questi sono furbi, È uscito. Da dove? Da dove? Qui, dalla porta, ci ha sentito. Oddio mio. Ragazzi, non è davanti, Lo vedo. L'ho ucciso. Porca miseria, però, sto bene. Di colpi ne ho preso. Vediamo se hanno tipo da mangiare e da bere. Questi hanno qualcosa nelle casse, hanno un po' di provviste. Possiamo rubarle, secondo me. Ho chiuso le porte, così almeno non ci dovrebbero dare fastidio, tra virgolette. Ok, proviamo ad andare al piano di sopra, vediamo se c'è qualcosa. Il generale non l'abbiamo visto, io non so dove sia. Però state attenti, perché è probabile che ci siano altri banditi qua in giro. Io credo guardo sotto, intanto. Ma potrebbe essere che lui... è un bandito in fondo e non è un generale. Però mi sembra strano, cioè. Magari un infiltrato. Un infiltrato dove, però? Nella comunità delle persone civili o dei banditi? Perché... Nei civili, ovviamente. Sì, perché mi sembra veramente. Cioè, cattivo è cattivo, quindi è probabile. È probabile che sia un infiltrato. Ho trovato qualcosa? No, ho spaccato un altro vetro. Ho trovato un barattolo di pesche. Allora, qualcosa da mangiare l'ho trovato anch'io. Però a noi più che da mangiare ci serve da bere, raga. Se non troviamo da bere, siamo fregati. Non vedo altro, mi sembra è tutto pulito. È difficilissimo trovare da bere comunque. È molto raro, è la cosa più rara alla fine.
La moneta di scambio più importante è la roba da mangiare e da bere. Cico, cosa stai facendo? Scusami, per il cazzo. Porca miseria, ti sembra comunque il caso? Delle voci. Ti sembra il caso di mettersi a inciampare davanti a me? Ci sono delle persone fuori, attento. Le sento. Le senti? Sì, sì, attenti, mi raccomando. Fate andare avanti a me. Attenzione. Piano, ecco, ce n'è uno lì dietro la porta. Lo vedo, aspettate. Prontissimo. Fermi. Ok, è andato. Bravo. Ce ne sono altri però, Li sento. Attento. Ce ne sono altri probabilmente qua dentro. Io qua serve pure. No, le porte sono tutte chiuse. Ne hai un rimandello? No, non ce l'ho, non ho niente, non mi è rimasto più niente, siamo messi male. Facciamo una finestra. Ma qui non troviamo niente. Cico, dove sei? Cico? Sono qui, dietro. No, non ti perdere. Silenzio, avete sentito? Ho sentito sì, adesso glielo do io. Attento. È andato. Grandissimo. Adesso cerchiamo di procedere con cautela. Mi raccomando, controllatele le casse che vi passate davanti. Controllatele. Sì, le stiamo controllando. Ok, ci sono delle bende, una mazza da baseball. Anna, ti devi svegliare però. È molto importante che tu ti svegli. Ma questo è qualcosa. Io vado a controllare, ma ancora non ho trovato niente. Allora, questa è una cosa importante. Qui c'è una specie di lettore di carte. Carte... Ma io non ho trovato dell'acqua. Brava, ottimo. Prendi tutto. Ottimo, prendila. C'è un lettore di carte. Quindi qua per passare serve una carta. Fermi un attimo, aspettatemi lì dentro, non uscite. C'è un'altra strada e tipo da qui. Ma qui c'è roba, Possiamo cosa spaccare il vetro. Raga, noi non abbiamo la carta, però c'è una finestra. Io spacco il vetro, c'è una cassa militare. Porca miseria, questa è buona. C'è un altro zaino di quelli giganti in più. Prendi. Degli altri colpi. Ce ne sono anche altri. Qui un fucile. Questa è una cassa di esplosivi. C'è un razzo, però. Noi non abbiamo un lanciarazzi, quindi non ci serve. Qua c'è un'altra cassa. L'avete. Cico, non devi mai toccare questo genere di casse, però, per favore. Scusami. Allora, non fatemi ripetere le cose. Non è che voglio tenermi tutto per me, però mi assicuro almeno di non prendere. Di non lasciare indietro cose importanti. Anche dai, aspetta, fatti dare l'acqua. Ok, va bene, dammi l'acqua. Una sola, però. Cerca di razionarla, perché come vale per me. Non era una bottiglia, era questo. Che cosa Guarda. È questo? Ma porca miseria, ma non è niente, ma non è tanto Anna. Buona questa, cioè. Non è niente, io l'ho bevuta, non l'ho fatto nemmeno. Cioè, è meno di una bottiglia, ma un bicchiere. Pensavo che ce ne fosse di più. È un bicchiere d'acqua, esattamente un bicchiere d'acqua. Non ce ne facciamo niente. È rarissima l'acqua, è impossibile quasi da trovare. Mi è sembrato di vedere qualcosa da questa parte, seguitemi. Attenzione però, attento voce, occhio, attento. Prendi il fucile. Ce l'ho il fucile, tranquillo. Infatti. Perché? Io devo capire una cosa. Perché questi cavolo di banditi ce l'hanno con noi? Noi non gli abbiamo fatto niente. Siamo nel loro territorio. Ho capito, ma possiamo. Cioè, non dico di allearci con loro, però noi non vorremmo neanche fare. Noi stiamo cercando solo il generale. Cioè, se ci fanno prendere il generale, noi ce ne andiamo pure. Io non ho interesse di rubargli le cose. Ho sentito delle voci, ragazzi. Secondo me pure. Comunque sì, ci sono altri banditi da questa parte. Fermi. Attenti, lo vedo. Maledetto. Io ho delle bende per te se servono, No, sto bene, tranquillo, sto bene. Adesso credo che non ce ne siano più in questa zona. Sono un sacco di vestiti, magliette. Però non è quello che ci serve. C'è gente più niente. Impiccata. Perché non è che tutti hanno il coraggio ad affrontare sto mondo, Cioè, non ti puoi fidare di nessuno. Veramente. Noi ci siamo fidati del generale per un attimo. E che cosa abbiamo ottenuto? Che ha ammazzato uno di noi. Raga, non dimenticatevelo mai. Ha ammazzato uno di noi. Comunque questo Come posto... Come possiamo dimenticare una cosa del genere? Questo posto non è male per niente, È una specie di campo base, ma ci sono letti per tutti. Ci sono... Non credo che fossero le vecchie prigioni queste. Ha ragione Alex. Sì, sono prigioni. Questa è una prigione. Però, in un momento come questo, una prigione sembra una reggia. Cioè, se ci fate caso, è sicura. Potrebbe diventare... Raga, se questo diventasse il nostro campo base... Cioè, è perfetto. È pieno di gente, per tutti i posti che abbiamo trovato, questo è il migliore. Cico, è pieno di gente, ma se noi continuiamo ad ammazzarli tutti, alla fine sono banditi. Poi se ne vanno, giustamente. Ma sì. O se ne vanno, oppure li ammazziamo tutti. Con più truppe. No, non vengono con più truppe. E noi saremo qui per difendere il posto, allora, se vengono con più truppe. Saremo pronti ad accoglierli. Perché secondo me questo è il posto perfetto. E non possiamo lasciarlo ai banditi, raga. Guardate, è tutto recintato. Con doppio strato di grate. Anche le torrette. Filo spinato, torrette per sorvegliare. E poi ci sono stanze per tutti. Cioè, potremmo avere una nostra colonia dove difendiamo le persone giuste, le persone buone. Potremmo ospitarle qua dentro. Sarebbe. Ma ci servono alleati allora. Però aspettate un attimo. Riflettete un secondo. Perché il generale è venuto qui? Che senso ha? Io pensavo che lui stesse andando nel laboratorio dove ricercavano la cura. Magari è malato. Ma sta andando nella direzione opposta. No, oddio, non è la direzione opposta. Non siamo troppo lontani in realtà, Perché magari di là... gli serve qualcosa qua. Ma che cosa? Sono banditi. Cioè, a parte che non ho capito perché il generale è immune dagli zombie. Probabilmente, come abbiamo detto la volta scorsa, perché mangia la carne degli infetti.
A proposito di questa cosa, raga, la prossima volta che troviamo un gruppo grosso di infetti, secondo me dovremmo pensarci, Dovremmo... A fare cosa, scusami? A mangiare della carne? Certo, a mangiarla, ma sì. Ma siete impazziti? Io ne ho tantissima, ci basta. Sicura, la mia ci basta. Cosa c'è? Ma che cavolo state dicendo? Anna, è la soluzione più intelligente. Cioè, ma se... no, Anna, cosa vi può fare? Un pochino dammene qualcuna. Per no, no, Anna, non hai capito niente. Ma l'unico modo... Adesso? No, 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 adesso non è il momento. Ma se vediamo degli infetti, devi darne qualcuno anche a loro. La devono mangiare anche loro. No, 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 no. Allora, dovete prenderla e dovete essere pronti a mangiarla. Ma vedi le condizioni in cui mi trovo se mangio quella roba. Non cambia ci niente, due Anna. Secondi non a diventare uno di loro. Alex, raccogli la carne subito. Non sai che effetto potrebbe avere. Alex, raccogli la carne subito, porca miseria. No. Lion, quanti infection stopper abbiamo? Non ne abbiamo, forse uno. Sì, ne abbiamo quanti uno. Quanti siamo? Ci basta, ma non ci c'entra basta niente, uno. La carne non è un modo di contagio. L'unico metodo di contagio è il morso. No, Anna, Alex, prendi sta non carne. Non lo puoi sapere. Alex, prendila, raccoglila Alex, comunque, raccoglila e basta. Non lo puoi sapere. Raccoglila che abbiamo detto. Hai avuto sul generale. Sì, ok, il generale è un infame. Ma non è un infame perché si è mangiato la carne di zombie. L'effetto no, che abbiamo visto. Hai visto che effetto oddio ha avuto mio. Basta. L'unico effetto che abbiamo visto sul generale è il fatto che lui era come se fosse stato morso. È immune dagli zombie. Ma noi gli abbiamo dovuto dare l'infection stopper prima che diventasse uno lì di loro. Lì poteva essere stato morso, per quanto ne sappiamo, Anna. Quello che noi abbiamo visto è che lui appunto, può passare per tranquillamente. Mi devi far parlare! No, stai dicendo idiozie! Lui può passare in mezzo alle orde di infetti senza venire attaccato. È quello anche che vogliamo noi. Ci stiamo attenti, facciamo noi il giro. Io non mangio quella roba. Ma non come generale. Oddio mio, Anna, la dovrai mangiare, devi accettarlo. Non fa schifo, ma la devi mangiare. La devi mangiare. Basta e avanza. Allora te ne vai da sola, ok? Te ne vai via. Perché qua abbiamo deciso di fare meglio così, e lo stesso vale per te. Alex, lo stesso vale per te. Se abbiamo deciso che l'unico modo di passare in mezzo agli infetti è mangiare questa schifezza, la mangeremo e la mangeremo tutti. Altrimenti ve ne andate per conto vostro e morite. Benissimo. Ok, forse abbiamo esagerato. Allora, secondo me è una buona idea. Però effettivamente se non siamo tutti d'accordo, forse pensare di dividersi è un po' esagerato. Quindi manteniamo la calma, ok? Abbassa l'arma, Anna, per favore. Mi sembra... Magari se datti una regolata. Tu. Io l'ho già abbassata. Se decideremo di mangiare questa roba, la mangeremo tutti insieme. Se decideremo di non mangiare questa roba, cercheremo di continuare a comportarci come abbiamo fatto finora, cioè evitando gli infetti, ok? Cico, che dici? Dimmi qualcosa sono però d'accordo, te, perché... io sono d'accordo a mangiarla subito anche, adesso. Però, a quanto pare, ma non siamo... per quanto mi riguarda posso anche mangiarla solo io. No, 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 questo non servirebbe a niente, perché se anche solo uno di noi ma non la mangia... essere immuni agli zombie? Quanto sarebbe bello correre così a caso? Quanto potrebbe ma non durare? Sai quali effetti no, potrebbe no, darti? Che ci muori. Cico, però effettivamente quello che, il tuo discorso sembra un po' da psicopatico, cioè... abbi pazienza. Me le immagino, me le raga, immagino. Entriamo al coperto, venite, sta piovendo. Entriamo qua dentro. Per ora sembra che la zona l'abbiamo anche liberata, quindi possiamo stare abbastanza tranquilli. Cico, ci sono sicuramente degli effetti collaterali. Ora, io non dico che diventerai uno di loro, come dice Anna, che mi sembra una teoria ancora un po' più strana, però sicuramente non è una cosa pulita. Sicuramente c'è il rischio che ti faccia morire anche, perché è carne putrida. Magari il generale è impazzito proprio perché mangia la carne. Non è una cosa da escludere, Alex. Non è da escludere. Potrebbe essere. Cioè, per quanto ne sappiamo noi, potrebbe essere, perché lui all'inizio era... Sì, se è vero, però comunque ospitale. Potrebbe essere... Ma ascoltate, ragazzi, visto che noi in teoria siamo nella stessa zona dove è lui, e se noi provassimo a chiamarlo, se io provassi a contattarlo... No, ma che non si sia allontanato da qui? No, no, lui è qui. Cioè, oddio, lo spero. C'è solo un'entrata a questo posto, è tutta recintata. L'unica entrata l'abbiamo tenuta sott'occhio perché è qui. È davanti a noi sulla sinistra, fuori da quella parte. Vuoi provare davvero a chiamarlo? Sulla destra, insomma, lì davanti è l'uscita. Sì, voglio provare a chiamarlo, vediamo che cosa succede. Provo, Generale? Squadra Lion a rapporto, signore. Anzi, forse non dovrei più dirlo, perché non siamo più la sua squadra. Da quando ha ucciso il nostro amico? Mi riceve, generale? È pregato di rispondere se ha il coraggio. Almeno se ha il coraggio di affrontarci. Certo, io ho il coraggio di affrontarvi, siete voi che continuate a seguirmi nascosti. Perché non vi fate vedere, eh? Perché non uscite allo scoperto? Perché non mi affrontate? Venite fuori, incontriamoci. C'è una zona di infermeria piena di cadaveri, li riconoscerete perché diventerete come loro tra pochi minuti. Venite lì, venite se avete il coraggio, venite! Avete sentito? Andiamo, 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 è qui ormai, andiamo. Lo puntiamo subito, siamo in quattro. Magari una trappola? Potremmo dividerci, potremmo aggirarlo, prenderlo. Tipo due passano da un lato, due dall'altro. E secondo te non se l'aspetta? No, non e credo. E se non fosse solo? Potrebbe non uccidiamo essere tutti. Solo. Uccidiamo tutti.
Raga, è l'occasione che abbiamo, ne abbiamo già parlato. Corriamo. Cerchiamo l'infermeria allora. Quale? Questo qua? Guarda, se no tende mediche. È vero, però non mi pare che ci siano i cadaveri. Cioè lui ha detto che c'erano dei cadaveri. Sì, ci sono. Sicuramente ci sono dentro. Ci sono delle buste di cadaveri lì. Vero. Okay. Ragazzi, dobbiamo trovare l'entrata. Girarlo. No, ci dobbiamo dividere. Allora, Anna, tu con me, Cico e Alex dall'altra parte. Ma l'ingresso è uno solo. Non importa, venite, se lo vediamo. È qui l'ingresso, l'ingresso è qui. Cico e Alex. Vabbè, entriamo da lì. No, assolutamente, non possiamo stare tutti insieme. E ne stiamo fuori noi? Sì. Però cercate un punto da cui potete vedere. Salite al piano di sopra di un edificio, spaccate un vetro, non lo so, dovete essere i nostri cecchini. È una torre. Ok, sbrigatevi, vediamo un attimo, cerchiamo di. Lo vedo. Anna, io lo vedo, è lì dentro. Lo vedo anch'io. Ok, lui ci ha visto? Forse no. Stai abbassata. Non so, allora, possiamo fare due cose. O gli spariamo direttamente senza neanche parlarci. Potrebbe essere un'idea. Oppure possiamo provare a. Facciamo così. Allora, abbiamo Cico e Alex là sopra, che in teoria possono vedere. Tu non sei sveglissima, però un fucile lo sai usare, giusto? Quindi mettiti certo. Qua. Ok. Devi tenerlo sotto tiro, non ti far vedere. Cerca di non dare nell'occhio e non parlare. Almeno va per bene. Ora. Se io vi chiamo, vieni tu e speriamo che loro abbiano la prontezza di arrivare anche loro. Ok? Okay. Mi raccomando, Rimani qua. Ok, io vado. Ti copro. Generale? Ma porca miseria, generale. Oddio. Non avevo visto questo dettaglio. Cos'è? Davanti alla mia pistolina. Forse non ti senti più così sicuro, vero? Sei arrivato qui tutto sfarzoso con il tuo fucile. Adesso hai paura, Poverino. Mi dispiace che abbiate dovuto fare questa fine. Anzi, dove sono i tuoi amici? Cos'è? Sei rimasto da solo? Ti hanno lasciato? È una cosa che ho sperimentato io stesso. I più deboli non ce la fanno. Ah, è un peccato. Tu saresti stato in gamba se solo non avessi avuto questa mania di volere la giustizia. Sai, uccidendo il vostro amico, là, Giorgio, vi ho fatto un favore perché era, in un certo senso, l'anello debole del gruppo. Vi avrebbe trascinato alla morte. Perché non mi ringrazi? Ringraziami, forza, ringraziami. Non la ringrazierò mai. Schifoso. Amici! Venite, amici! Aiuto! Aiuto! Ci sono! Schifoso! Farà Stiamo meglio arrivando. Ad andarsene perché. Sì, potrà uccidere me. Sì, perché uno contro uno. Lei spara a me, io sparo a lei, ma non può ucciderci tutti, perché uno ne uccide e poi l'altro ucciderà lei. Quindi può uccidere solo uno di noi. Eccoci. Bene. Non ci riuscirà tenetelo nemmeno tutti, ad ucciderti a tenetelo te. Tenetelo tutti sotto occhio. Lo puntiamo. Sì. Allora, generale, possiamo fare un patto. Un patto. Lei se ne va e noi non la vogliamo vedere mai più. E i suoi favori, grazie, non li voglio, perché sarà pur vero che qualcuno tra noi è più debole degli altri, ma non importa, perché noi tutti insieme ce la possiamo fare. Invece lei, l'unica cosa che è capace di fare è morire da solo, perché prima o poi morirà, arriverà qualcuno più forte di lei che l'ammazzerà, e non importa se ha un fucile gigante più forte del nostro, perché non è tutto lì, ci vuole anche cervello, e a quanto pare lei ne ha uno e non funziona neanche tanto bene. Sarà forse per tutta la schifezza che si è mangiato. Se ne vada via, perché altrimenti io morirò, ma morirà anche lei, me la porto nella tomba. Se ne vada subito via, subito, tenetelo d'occhio, raga, mi raccomando, certo, finché non sparisce sotto tiro. Via vada via. Schifoso. Penso di sì. Penso di sì. Raga, ho sudato freddo. Io veramente ho. Cioè, posso dirvi chiaramente che ho bleffato, perché non volevo morire, ovviamente. Cioè, se lui avesse iniziato a sparare, probabilmente con quel cannone, quella cosa saremmo morti tutti. Ci avrebbe smitragliato tutti. Potevamo veramente lasciarci le penne tutti. Mamma mia. Però io avete per risposto. Un attimo stavo per mollare il fucile. Però avete risposto. Io non davo neanche per scontato il fatto che voi sareste arrivati, perché cioè, stai mettersi scherzando? Davanti. Ho capito, ma mettersi davanti a uno che ha un cannone a canne rotanti, cioè non è stato da poco. Siamo un gruppo, grazie. Dobbiamo stare insieme. Sì, da te neanche me l'aspettavo, visto il tuo passato. Però grazie Alex, lo apprezzo. Da ora in avanti sicuramente mi fido di te al 100%. E ovviamente anche di voi, cioè non c'era neanche il dubbio. Ascoltate, questo posto è buono, io lo terrei a mente. Cioè io vorrei veramente che questo diventasse la nostra base. Mi sembra veramente perfetto. Ormai non c'è più nessuno. No, infatti, ci sono Ma un po' di cadaveri da facciamo? Togliere, però adesso potremmo continuare a seguire la vendetta, però sinceramente non credo che serva qualcosa. Cioè rischiamo soltanto di farci uccidere. Se lui sta lontano da noi, secondo me conviene che noi stiamo lontani da lui. E per il resto rimane la speranza del laboratorio. Per adesso, finché non ci dà fastidio. Il Ho laboratorio. Sperando che non faccia saltare per aria qualche altro accampamento. Ragazzi, di là, vedete, sulle montagne da quella parte si intravedono. E si vede la neve. Ok, sono tutte di là, tutte intorno a noi su quel lato. Bisogna andare a est.
Se noi arriviamo lì, al laboratorio, e troviamo che effettivamente stavano ricercando la cura, cavolo, possiamo fare un lavoro, cioè un servizio gigante a tutti. Troviamo la cura. È una speranza. La diffondiamo, sì. O almeno li aiutiamo a cercarla. Magari, ecco, magari lavorare per loro. Potremmo essere d'aiuto in qualche modo. Andiamo, ragazzi, dai. Secondo me è la cosa più intelligente che possiamo fare. Certo, trovare un veicolo, qualcosa, magari sarebbe stato... sarebbe stato meglio, perché effettivamente muoversi a piedi e arrivare fino sopra le montagne è molto pericoloso. Ma ne troveremo qualcuno, dai, tutta questa strada. Non lo so. Dobbiamo... allora, prima di tutto usciamo da qui. Non credo che troveremo altro qua dentro. Ce ne andiamo, ci rimettiamo sulla strada e ci mettiamo in viaggio finché non troviamo un veicolo. Basta anche solo un quad, ci vanno casomai, ci vanno solo due, gli altri aspettano qui. L'importante è... corriamo, noi corriamo. No, correre è impossibile, ci sono troppi infetti sulle montagne. E si rischia di morirci. Se due vanno a piedi, potrebbero non tornare. Ma, ragazzi... E il generale! Oh mio Dio! Il generale! È la jeep sua questa, per forza! Perché non c'era! L'ha lasciata qua! Era vero! Quando noi siamo arrivati? No, non lo so, non lo so. Oddio, non è una trappola però, attenti. Occhio, prende il fucile. Perché, capito? Cioè, mi sembra un poco strano che lui si sia spaventato a tal punto da lasciare indietro la sua jeep. Magari è un'autobomba. Potrebbe essere che dentro c'è un esplosivo. Esplode. Magari è meglio evitare di prenderlo. No, no, allora. No, scusami tanto, però. Cioè, è una cosa. È l'unica che abbiamo, ormai prendiamola. Raga, a me sembra che. Funziona? Mi sembra di sì. Funziona. Si muove? Venite. Beh, dobbiamo oddio. Sfruttarla se saliamo. Funziona. Saliamo, sì, allora, funziona, saliamo. Funziona, funziona. Salite, salite tutti. Dai. Ci sono. Ok, ragazzi, da qui in avanti non sappiamo dove arriveremo, ma andiamo sopra. Andiamo fino al laboratorio. Secondo me conviene stare su strada fino a che è impossibile. Quindi, come prima cosa dobbiamo tornare indietro e andare sempre molto piano, perché non voglio fare incidenti. Dobbiamo tornare indietro un pochino. Cico, te mi devi dare una mano, perché io non ricordo bene la strada da cui siamo arrivati. Però continua qua, poi verso sinistra. Dobbiamo verso andare a sud, non ci giusto? Siamo ancora andati. Esatto. Sud, ok. Sì. Ok. Ok, mi sembra la strada migliore. Ne siete sicuri? Secondo me è la cosa più intelligente. Anna, tu sei d'accordo o devi fare altre storie anche questa volta? No, sono d'accordissimo, sperando che però non ci diano un brutto benvenuto. Di qua, giusto, Cico? Dobbiamo andare dritti, sì, di qua. Sì, sì, okay. Di qua. Ok, è un po' difficile. Niente, no, raga, oh, raga. Pieno di infetti, dobbiamo fermarci. No, 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 sei pazzo. Vai, vai, siamo andati, non è successo quasi niente. Vedi? Funziona, funziona. Se tu hai un veicolo, non ci provano neanche a inseguirti. Se invece vai a piedi... oddio, piano però. Se invece vai a piedi... eravamo spacciati, se eravamo a piedi. Sì, sì, ti uccidevano, ti massacravano. Fermiamoci qua però, fermiamoci. C'è anche una pompa dell'acqua. Qua si può prendere dell'acqua. È perfetto, raga, è perfetto. Forse è ottimo. Un po' di fortuna, un po' di fortuna. Neanche tanta, ma un pochino di fortuna. Qui possiamo bere. Possiamo bere. Possiamo approfittarne per riempire le bottiglie vuote. Almeno ce ne possiamo portare un pochino presso. Io ne ho una però. Anche io ne ho una. Io ne ho qualcuna. Riempitele, riempitele, okay, riempitele. Ok, perfetto. Adesso, in totale abbiamo... io ho solo una bottiglia vuota. Cioè, ora è piena, però prima era vuota. Solo una bottiglia. Voi altri quante ne avete? Bottiglie d'acqua, una, veloci. Una sola. Io ne ho due bottiglie d'acqua. Io ne ho 8 e le possiamo dividere. Ho conservato tutte quelle da quando ce le ha date il generale all'inizio. Sei stata brava. Io invece ne ho buttate fin troppe, porca miseria. Ah, c'è un'altra cosa che vi devo dare. Ho degli zaini migliori. Questi qua... Dacci! Attento, ci cosa sono degli infetti. Tranquilli, non ci hanno visto nemmeno, non ci hanno visto. Anna, sparagli tu, dai, sparagli tu se riesci. Sicuro che vuoi che uso il fucile? No, lasciali stare. Lasciali stare allora, lasciali. Entriamo qua dentro, venite, venite, venite. Non diamogli problemi, se loro non ci vedono noi non vediamo ci loro. Ci limiterà anche del cibo, assolutamente. Chiudetevi, chiudetevi dentro. Tranquillo, tieni Cico, mangia qua. Poi, ci sono ancora quei cervi che fanno quei versi orribili. Grazie. Anna, tu hai bisogno di mangiare qualcosa, non no, so. No, di cibo ne ho trovato prima una scatoletta, però vi do le bottiglie d'acqua. Ok, allora mi serve, visto che Anna ha tante cose. Io non ho preso niente, Anna. Non so chi se le prese le due che avevi dato a me. Però non si danno le cose in questa maniera, eh? No, 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 ragazzi. Ragazzi! Allora, vogliamo buttare tutto per terra? Cosa stiamo facendo? Ma no! Allora basta. Magari una cosa alla volta, Anna. Non buttare l'acqua per terra in quel modo. Tieni. Ognuno deve tenere due bottiglie d'acqua. Il resto le dà ad Anna. Ok? Il okay, resto ecco Anna. Ad Anna. Magari più svelto, Alex. Ora, stavo dicendo, questo zaino è per te, Anna. Tieni, lo metti. Tieni, in modo okay, che tu grazie. Visto che porti più provviste di solito, ti ci stanno di più lì dentro. Poi, nell'altro zaino che ho io, ci sono altre cose, principalmente armi e munizioni che non ci servono. Mi porterò comunque appresso anche quello. Questo zaino è veramente grande comunque. Qua ci sta un sacco enorme. Di roba. Mi porterò dietro lo zaino pieno, in modo che, insomma, io abbia un po' di munizioni da parte. Non posso mettere lo zaino nello zaino, però, insomma, teniamo presente che ce l'abbiamo. Oltre a questo, voglio vedere se posso indossare la mimetica. La mimetica, però,
Non è tanto buona. Ce l'ho addosso, ma non... è solo un pezzo. È solo un pezzo. Ma non metti solamente il torso. Non è tanto buona, non serve abbastanza. Cioè, non mi mimetizza praticamente niente. Però è meglio di niente, ok. Secondo me siamo a un buon punto. Posso dare a qualcuno il mio vecchio zainetto? Ci riflettiamo dopo, probabilmente è una buona idea. Ascoltatemi però, per il momento dobbiamo decidere un'altra cosa molto importante. Qua si decide più o meno che cosa dobbiamo fare da adesso in avanti. Possiamo scegliere se tenere quell'accampamento oppure se andarcene definitivamente, non tornare più e andare al laboratorio. Perché se vogliamo tenere l'accampamento non ha senso andare adesso al laboratorio, stavo pensando. Perché se noi lo lasciamo così, disabitato, i banditi torneranno e lo riconquisteranno. Quindi se lo vogliamo tenere dobbiamo... restarci, ok? Dobbiamo rimanere lì. Riflettere, anche perché comunque un accampamento del genere attira anche le persone, sia buone che cattive. Altrimenti, se vogliamo andare al laboratorio, dobbiamo metterci in marcia adesso. Ma rischiamo di perdere per sempre questo accampamento, perché se ci arrivano più banditi... non sappiamo cosa ci aspetta in laboratorio. Neanche, infatti. Però ricordiamoci, ci dobbiamo andare prima o poi, sicuro. Prima o poi sì, ma non sappiamo se è questo il momento, non sappiamo. Secondo me entrambe sono due scelte valide.